ma soprattutto anche a quello internazionale una notizia che è rimbalzata, pensate da Dubai ma che ci riguarda, e lo scopriremo insieme eh, per, ci riguarda e riguarda Firenze perché è stata presentata una maschera eh, diciamo antivirus, anticovid che noi abbiamo definito rivoluzionaria una maschera che sanifica l'aria che inspiriamo e poi sanifica anche quella che espiriamo eh, questa, eh, questa maschera è stata realizzata da un da una coppia di docenti universitari, in particolare dal professor Raul Saggini, che è un fiorentino doc. Vediamo il servizio di Gigliola Caridi e poi commentiamo proprio con i diretti interessati questa notizia. Fantascienza? No, scienza. È arrivato un nuovo strumento di lotta al Covid. Si tratta di un dispositivo messo a punto dal team del professor. Raul Saggini, fiorentino doc, che si può applicare in ambito sanitario e medico, per la protezione civile e della filiera alimentare. Questo dispositivo era stato inizialmente concepito per il trattamento dei componenti volatili dello smog urbano. Adesso è stato implementato e potenziato per una maggiore protezione bidirezionale, ovvero per la sanificazione attiva dell'aria respirata e di quella espirata. Un'idea rivoluzionaria idonea a proteggere le vie respiratorie di tutti e in particolare dei soggetti allergici e sensibili senza affaticare la respirazione. Il dispositivo si tratta di una maschera, ha una buona tenuta ermetica senza esercitare pressione sul volto e sui muscoli facciali, annullando ogni differenza di pressione tra l'interno e l'esterno della mascherina, senza contaminazioni. È trasparente, leggera e consente di parlare senza difficoltà. Grazie alla doppia filtrazione in ingresso e in uscita, con elementi filtranti capaci di trattenere il 99,8% del virus e le nanofibre distrugge i patogeni intrappolati. Allora, questo era il servizio di Giliola Caridi che ci introduce all'approfondimento su questa notizia che francamente ha suscitato un grande scalpore, non solo all'interno del mondo medico ma anche dell'opinione pubblica visto che insomma in questo periodo di pandemia si parla molto di eh, tentativi importanti e nuovi e noi vogliamo commentare le immagini che avete visto qualche istante fa ma che le rivedremo fra poco lo vogliamo commentare con uno dei grandi protagonisti di questa che non so mi, mi smentirà se ho detto il termine sbagliato di questa grande eh, scoperta di questa grande idea e cioè il professor Raul Saggini, che è ordinario di medicina fisica e riabilitativa all'Università Gabriele D'Annunzio. Lo vedo già collegato. Professore, grazie di essere con noi e di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito e per, per avermi chiesto di parlare di questa idea che abbiamo avuto di cercare di mettere in piedi una mascherina protettiva. Che noi abbiamo voluto chiamare, dopo tutte le prove ovviamente del caso, eh, una mascherina protettiva assoluta per eh, come un dispositivo di protezione. Ecco la stiamo eh, proprio vedendo, professore. Sì, allora, innanzitutto quello che vorrei far osservare è che è un sistema di respirazione, prima di tutto. È un sistema di respirazione, oltre che di protezione delle vie respiratorie. Era nato con un concetto di mh, mettere in piedi un sistema di protezione per le vie respiratorie delle persone allergiche o del, che avevano patologie respiratorie. Poi di fronte a quello che ci è capitato negli ultimo, ultimi due anni, ormai possiamo dire. Eh, noi abbiamo pensato, essendoci resi conto che con i materiali filtranti innovativi che avevamo utilizzato, ovvero eh, le nanofibre, che avevamo funzionalizzato con un concetto di, per renderle fotocatalitiche, eh, noi eravamo in grado di degradare quelli che sono i composti volatili organici, ma non soltanto, ma anche di distruggere i patogeni che rimanevano intrappolati nelle maglie delle nanofibre, perché in effetti queste strutture sono in grado di trattenere meccanicamente il 99.8% dei virus e quindi anche di distruggerli. Certo. Quindi abbiamo pensato che Potevamo implementare il progetto che avevamo messo in piedi come un dispositivo assolutamente indossabile e portabile per molte ore sui luoghi del, di lavoro, ma non solo. In un dispositivo che era capace di essere di un valido aiuto, uno strumento molto utile e protettivo, dove nella pandemia come quella attuale che noi abbiamo vissuto tutti noi nel mondo e allora abbiamo pensato ovviamente di dotare tutto questo con un sistema intelligente di ventilazione meccanica che assiste il ciclo di respirazione perché il ciclo di respirazione ovviamente deve essere assistito il ciclo dell'utilizzatore ovviamente in modo tale da ridurre quasi a zero lo sforzo di respirazione che viene causato normalmente dal materiale filtrante. Oltre a questo, ovviamente, dato che ci siamo, io mi occupo di riabilitazione nell'ambito più ampio, abbiamo, come vede, creato una mascherina che è una maschera assolutamente protettiva, ma soprattutto una maschera... Che è trasparente, che quindi permette al soggetto non solo di comunicare verbalmente, certo. ma anche da un punto di vista comportamentale. Il rapporto tra me e lei non viene interrotto o disturbato da, quelle, da quel materiale, assolutamente eh, colorato, bianco o di altro colore che noi ci mettiamo davanti alla faccia. E che impedisce a lei di sentire molto spesso le mie parole se io parlo piano, non solo di vedere la mia espressione, perché come noi sappiamo perfettamente la comunicazione è non è solo verbale, no? ma è visiva, e quindi chiaramente tutto questo ha un suo ruolo molto, molto importante. Ecco, questa maschera è stata presentata, eh, professore, alla. A Dubai, insieme al suo, al suo collega che ha collaborato. No? Avete lavorato insieme? Certo, vero? certo, il mio, partner, il mio partner in questa impresa è Filippo Barbaro, un, una persona di grande cultura scientifica, un ricercatore, un inventore che. Eh, insieme a me, noi lavoriamo insieme da molti anni, fa parte del mio gruppo e con Filippo abbiamo messo a punto tutto questo e poi la realtà è che noi abbiamo partecipato con, a un bando di, della, del, di ITA che sarebbe l'Italian Trading Agency eh, che mh, abbiamo partecipato con questa idea, abbiamo, siamo risultati vincitori e L'Italian Trading Agency ci ha invitato a partecipare eh, in rappresentanza dell'italiana, nello stand italiano che lei approntava, a questa Fiera Mondiale certo. dell'Innovazione. Eh, il cui titolo era Governiamo il futuro? Dove tutti gli stati del mondo presentano le start-up e le idee che certo. hanno promosso e che ritengono più importanti, più salienti per lo sviluppo di tecnologia. Da, da tutto quello che può essere, era ovviamente una, una fiera, un, una mostra gigantesca dedicata al digitale in tutta la sua espressione e anche noi ci siamo collocati Bene, grazie a questo invito. È una cosa, professore, straordinaria perché come lei diceva giustamente, mm. l'aspetto anche psicologico, l'aspetto comunicativo. È fondamentale in questi periodi di grande difficoltà. Le, le chiedo 30 secondi: proprio una cartolina, perché lei è un esperto di fama nazionale e internazionale anche su tutte le problematiche muscoloscheletriche. Le chiedo, ma questo Covid ha veramente creato dei problemi anche per chi l'ha subito, ne è uscito, ma ne paga ancora le conseguenze? Guardi, le devo dire una cosa che circa un anno, un anno e tre mesi fa, 15 mesi fa, eh, io ho scritto una, un articolo in, su una rivista internazionale in cui invitavo i ricercatori che allora si ricorda focalizzavano fondamentalmente il loro interesse all'apparato respiratorio. Respiratorio, esatto. Respiratorio, a mettere in evidenza che... I soggetti che stavano uscendo dal covid, quelli chiamiamoli sopravvissuti, mostravano molto spesso una eh, delle mh, conseguenze delle disabilità a carico di strutture che è, apparivano essere interessate, specie non solo nell'ambito sistemico organico, ma anche sì. per quanto riguardava l'apparato muscolo scheletrico e la struttura nervosa. Questo lavoro eh, è stato apprezzato e in effetti dobbiamo dire oggi che noi da riabilitatori sappiamo e vediamo tanti pazienti che hanno problematiche di scatenamento, di stati di disabilità su settori critici che già precedentemente erano critici ma non patologici certo. della, del sistema biologico umano e che invece sull'attacco del virus sul fenomeno dell'infezione infe, dell legata al covid eh, hanno sviluppato un'evidenza sintomatologica e deficitaria delle strutture dove erano già in uno stato in certo. dire, di iniziale disabilità. Chi le parla glielo può confermare perché quelle che voi e soprattutto in generale si, si, de, si descrive sono delle neuropatie spesso dolorose e molto invalidanti in certe occasioni. Professore, io la ringrazio moltissimo di questa straordinaria notizia che rimbalza da Dubai e che ci rende orgogliosi noi toscani, per una volta possiamo dirlo, e anche noi fiorentini. Grazie buon lavoro grazie professor Saggini. Grazie, grazie. Per il pacchetto cronaca ci occupiamo adesso di una notizia che arriva da Arezzo, dove c'è stata un'operazione da parte delle forze